cari amici, benvenuti in questo nuovo video di Super Mario Odyssey! Siamo pronti per partire verso il prossimo regno, il regno di Bowser! No, paura! Vediamo se sopravvivi anche a questo, nanerottolo! No, 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 dai! Vai no, via! No, Odyssey, non so se sopravviverà! Odyssey! Ah, no, addio, mondo crudele! Guarda quel drago! È enorme! E chi è suo fratello? Chi è esattamente sto drago? Mi sa il nostro prossimo boss. Non me lo dire. Regno dei ruderi, Vetustia! Non siamo neanche questa volta arrivati nel regno dove dovevamo andare, ma siamo caduti prima! La Odyssey si è guastata un'altra volta, dobbiamo raccogliere altre lune di energia per ripararla, guarda com'è sfasciata, sta perdendo pezzi! No! Posso aggrapparmi qua e andare lì? Questo sì che è un tesoro degno di un drago! Meno male! Abbiamo trovato la luna custodita in un antico forziere grande! Prendiamo tutte le monetine e torniamo indietro sulla strada principale. Vai Mario! Mario è lo chef! Sei proprio vestito nella maniera più adatta possibile per sconfiggere un drago gigante! Ma dici che ci abita qualcuno da queste parti? Secondo me il drago! Ah, dici? Dove andiamo? A casa! Addio! Boom! Sembra un'arena, dici questa? Ma che brutto panorama che c'è in queste lande desolate! Ah, questo è peggio però! Il drago è già arrivato! E ha la corona in testa, di che cos'è il re? Ah! Dell'alito puzzolente, a quanto sembra! Credo fosse Giangi quello! Giangi ha la puzza dei piedi sotto il naso, però questo qua ce l'ha nell'alito! Che schifo, mi sta lanciando addosso della roba! Non sembrano fulmini amichevoli, neanche quei cerchi rotanti! Probabilmente ci vuole fare a fettine per poi mangiarci! È caduto? Però sta lanciandosi su dei nasi! Cosa devo fare? Cosa non devo lo fare? So. Ha chiuso la bocca, proviamo a salirgli lateralmente. Che è stanco. Posso togliergli sti cosi? Staccami questi affari, presto, presto. Ok, e adesso provo a spiaccicargli la fronte. Ah, spero di poterlo controllare io. Gli abbiamo trovato un punto debole. Questo è positivo. Vai così. Oh no, sta continuando a lanciarci addosso. Queste cose rotanti, ma sono molto di più di prima. Guarda che bello che è sto drago. Ma si è rimesso la corona, come ha fatto? Schifoso. Dove l'aveva? Nascosta. Proviamo di nuovo, vai, staccagli tutto. Veloce, bene. Poi ce n'è una in più adesso, ne ha messa di più di prima di spade. Attenzione, dai, ce l'abbiamo fatta. Colpiscilo. Ce l'ho fatta? Questo è positivo? Si sta arrabbiando sempre di più però. Vorrei vedere te se ti tirassero le testate così. Mi sta lanciando tantissimi di questi cosi. Ma non è eccessivo prendersi a spadate la faccia poi di tenersi a posto una corona? Ok, è caduto di nuovo, è la mia occasione, è la mia occasione. Quanti sono? Come faccio? Dimmi che ce ne puoi uscire in giro. Mi sa che provo ad andare su di lui, però presto, vai, toglili. Sono troppi, questo fai, veloce. Non so se ce la faccio. Dai, più veloce di così, ancora due, uno, zero. Spaccalo l'ultima volta. No. No. Proprio benissimo. No, è questo buon uomo qui che vuole. Non c'era prima sto tipo? Ti posso offrire un cuore reale per 50 monete? È un'offerta se sei interessato. Assolutamente sì. Direi. Ciao drago, siamo tornati per farti fuori. Questa volta con il doppio dei cuori. Piaciuta la rima? Tanto stai per morire. Lui dici che sta per morire, non noi, lui. Certo, è già con un piede nella fossa, anzi un'ala. Quindi vedrai che adesso non mi faccio più fregare. Andiamo veloci, non sbagliamo subito, Mira. Dove vai, il cappello del cavolo? Vai, Mira! No, attenzione, per un pelissimo. Scusa, sono stata un po' lenta. No, stavi direttamente andando a Roma invece di attaccare il drago. Mira un minimo quando fai queste cose. Ma tutte le strade portano a Roma, anche la festa del drago. Può darsi, mi sa che però il drago ci porterà a Roma dentro una bara se non stiamo un po' più attenti. Dai, dobbiamo sbrigarci. Muoviti, salta, vai sulla testa del drago che devo togliergli le forcine. Ce l'abbiamo fatta, secondo colpo a segno. Ora però c'è la sfida finale. Abbiamo tutti i cuori residui per puro miracolo e non ne voglio perdere anche uno. Li adesso li perderai tutti secondo me prima di salire là sopra. Ora c'è la prova più difficile, non perdere cuori in questo momento, che per me è una cosa impossibile.
essere velocissimi. Super velocissimi. Vai, vai, veloce qua, qua, qui davanti. Bravissima, ancora un attimo. Prima di qua, poi a destra, poi ancora a destra. Dai, poi sotto, colpisco. Il colpo di grazia è stato inferto al drago gigante. Poveretto, però è così caruccio, guarda che dentini che ha. Molte luna ottenuta, scontro con il signore dei fulmini. Ma non è morto veramente, perché un po' mi stava simpatico. Ha fatto proprio bene, ci ha distrutto l'Odyssey, ha cercato di ucciderci con delle lame rotanti. Magari ci avrebbe anche mangiato e ci stava simpatico. È colpa di Bowser che è una cattiva compagnia. Sarebbe comodo averlo come alleato contro Bowser, quello effettivamente sì. Sei bruciacchiato, hai notato? Sono cose che capitano, ma spero che questa volta l'Odyssey possa ritornare al suo massimo splendore e non venire mai più rovinata in vita sua. Oh, l'abbiamo riparata, anche se sta diventando sempre più bianca. Sì, un po' scartavetrata, bisognerebbe darci una manica di vernice. A meno che alla fine non diventerà bianca come Cappy vestito da sposo. Ed eccoci nel regno di Bowser, nel suo castello, tutto arcobaleno. Ammetto che non me l'aspettavo così variopinto. Io non lo so se saremo proprio benvenuti qui adesso. Infiltriamoci nel castello di Bowser. Quello è pronto per essere addosso a noi. Vuole darci il benvenuto a modo suo. Finalmente siamo alla resa dei conti. Grazie per aprirmi la porta, ma guarda un po' questi Goomba col cappellino. Che teneri, vai, prendili, prendili. Prendiamoli tutti, uno sopra l'altro. La 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 la. Quanto scommetti che da qualche parte c'è una luna con una gumbina? Speriamo, dai, almeno così stiamo facendo riunire le anime gemelle in questo periodo. Hai visto che in questo regno non bisogna raccogliere nessuna luna? È vero, non abbiamo lune da raccogliere. Beh, questo significa che ci potremmo divertire semplicemente a buttare tutti i Goomba giù di sotto. No, c'è un pulsante apposta per loro. Con 10 Goomba otteniamo una luna. Ma perché allora? Poi dice di non prendere niente. E vabbè, sarà più divertente così. Lune nascoste anche quando uno crede di non doverle trovare. Mai fidarsi delle apparenze, dopo tutto. E neanche di Bowser. Whee! Dove stiamo andando? Corte esterna, fronte. Avevo notato anche delle monete dall'altro lato e delle monete segrete di Bowser che abbiamo completamente dimenticato. Quindi torno indietro. Goomba, ho bisogno di voi un attimino. Siete ancora qui? Bravi, bravi Goomba, ad aspettare che io torni. Vedi che non so camminare? Accidenti. Goomba, siete ancora qui, vero? No, sapete, perché ho bisogno di voi di nuovo. Ho perso un cuore, accidenti. Siamo venuti tutti addosso insieme. Siete delle carogne. Una volta vi aspetto, ma la seconda volta non vi aspetto più. Fate schifo, siete delle persone impazienti. Non sono persone, sono Goomba. Vabbè, comunque più simpatici di te in ogni caso. I passerotti, prendi i passerotti. Andiamo addosso i passerotti. Ma cosa? Ho detto panzerotti, ma va bene lo stesso, mi è venuta fame. E chi sono sti buon uomini qui, Angry Birds? Esatto, ulla cabulla. No, no, non ci posso credere, c'ha il becco che si allunga. No, epico, no, è stupendo. Posso saltare tanto? Dai, sei un uccellino, ti serve una fionda per lanciarti. Via, via, guarda. È bellissimo. Si muove un po' come il collo di un piccione, è stupendo. È una specie di colibrì gallina, credo. Se ci conficcassi qualcosa di appuntito. Il becco, per esempio. No! Non ci credo. Salta. Questo muro sta diventando un groviera, Quanti buchi stai facendo? Sto imparando a giocare. Ok, vai, no, prendi di puntare verso il basso e poi lanciarti come una fionda. Giusto. È un Angry Birds dopo tutto. Giusto. No. Ok, è vero, non ci stavo pensando. Non mi aspettavo che avesse il becco in questo modo. È il becco elastico, per fortuna. Andiamo a prendere altre monetine che avevo visto da lontano e che forse mi sono immaginato. Ma no, perché non volano questi uccelli? Me lo potete spiegare? Sai che servono le fionde per far volare gli uccelli oggigiorno. Da quando invece di imparare a volare da piccoli gli danno subito gli smartphone, non imparano. E quindi pensano che l'unico modo per volare sia questo. E via! Dove si va di bello? Nella zona sempre più vicina
alla corte esterna, però sul retro. E dov'è la corte interna? Ancora più dentro. Voglio un altro uccellino. Oh no, questa cosa delle musiche. Forse dovevamo prima uccidere queste creaturine. Attenzione, dove sto andando? Veloce, veloce, piglia tutto, velocissima. L'ultima è presa. E abbiamo ottenuto anche una luna extra in un posto dove le lune non servono a niente. Però in realtà ci manca ancora una vela per avere l'Odyssey al massimo della potenza. Uccidi copistrici o come cavolo si chiamano. Buon uomo, si può girare per favore? Passa lì davanti, sennò non ti vede. Venga, venga, qui, 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 qui. Metti il blocco lì così ci danno una luna magari. Buon uomo. Venga, venga, no, più no, avanti. Non lì, non lì. Ha una specie di scaletta che ci permette di arrivare qui e saltargli in testa. Così almeno l'abbiamo distrutto. Ah no, bastava distruggerlo, credevo che dovessimo sfruttarlo in qualche modo, ma invece bastava saltargli in testa per ottenere un'altra luna. Indovinate un po', anche questa luna, come nel regno dei fornelli, ci permetterà di avere accesso a un nuovo ponte. Siamo sempre più vicini allo scontro finale e non vedo l'ora di scoprire che cosa altro si nasconde nel castello di Bowser. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima con Eternal Love!